Oggi ho una piccolissima domandina per voi. Qual è la vostra carta GX preferita in assoluto? Beh, commentatemi qui sotto. In più, vi chiedo 5.000 pollicioni in su se volete altri video della mia collezione di carte Pokémon. Perché ho ancora da mostrarvi tutte le mie carte ex vecchie e gli ex nuove. Oggi, come promesso, vi mostrerò tutta la mia collezione di carte Pokémon GX. E in questo video troverete ex normali, full art, hyper e promozionali. Ho messo tutto, ragazzi. Tuttavia, l'ordine sarà casuale, quindi non badate a come ho messo le carte. Ma prima di mostrarvele, vi chiedo un'ultimissima cosa. Vi piacerebbe un ritorno di A Federic regalano cose? Rispondete a questo sondaggio, perché mi piacerebbe tantissimo tornare a fare video come i vecchi tempi, perché di là ho un pacco pieno di vostri regali. Quindi, sì o no, rispondete. E in più, sinceramente, dopo 2 anni mi piacerebbe cambiare questo tappetino. Ah, non ce la faccio più a vedere il Pikachu pirata. Consigliatemene qualcuno, per favore. Comunque, questo è il primissimo mazzettino. Ci sono circa 100 carte a mazzetto, o poco più. Quindi iniziamo subito perché sono tantissime. Ragazzi, le ho completamente levate dalle sleeve per vedere un po' i riflessi di luce che fanno le GX, perché io, ragazzi, le adoro. Come sapete, le GX hanno i pro e i contro. I pro è che sono veramente stupende, bellissime. I contro è che sono veramente tantissime. Sono troppe e collezionarle è diventato impossibile. Comunque sia, ho sempre detto che è una carta che personalmente non mi dispiace. Passiamo subito all'azione. La prima carta che vi mostro oggi è Snorlax promozionale, la primissima carta GX uscita nel gioco di carte collezionabili Pokémon e che era uscita insieme alla collezione di Snorlax GX, con annesso un bellissimo Snorlax Jungle. Comunque non mi soffermerò troppo su ogni carta, solo su quelle che meritano tanto secondo me. Abbiamo Snorlax, il bellissimo Decidueye, carta di Sole e Luna che è stata giocatissima. Abbiamo Lurantis, abbiamo Incineroar, bellissimo. Lapras, Primarina, Espeon. Molti ragazzi si ripeteranno, attenzione. Abbiamo Lunala GX, carta che ho giocato tanto in competitivo, veramente tantissimo. Mazzo stupendo. Abbiamo Umbreon, Solgaleo, Tauros, Gumshoes. Di questo, ragazzi, ho 18 copie, non sto scherzando. Poi iniziano le full art. Lurantis, Lapras, Espeon. Personalmente le full art le adoro. Cioè, guardate questo Lunala. Cioè, raga, nulla da dire. Le full art meritano molto di più rispetto alle hyper. Guardate questo Solgaleo. Mamma mia, ma di che cosa stiamo parlando? Tauros, Gumshoes. E ora iniziano le hyper. Lurantis hyper, Lapras hyper, Espeon hyper, Lunala GX hyper. Secondo me le hyper sono quella cosa per far spendere soldi, ragazzi, perché in fin dei conti non servono a nulla, secondo me. Potevano mettere allora semplicemente le hyper e le GX normali, o GX normali e full art, ed era meglio. Comunque sia, molte le ho collezionate, altre no. Quelle che vedrete in questo video sono soltanto le mie preferite. Non troverete i set completi, difficilmente, raga, perché ha un costo troppo elevato. Comunque, per il set di Sole e Luna è tutto. Troviamo l'Icaroc GX, promozionale. Gli unici set che sono messi in ordine, ragazzi, sono Sole e Luna e Guardiani Nascenti. Il resto è un po' mix. Abbiamo Tapu Bulu GX, uscito con la Teen. Idem per questo Tapu Koko. Di Tapu Koko, ragazzi, ne hanno fatti tantissimi. Sia shiny che normali, promozionali. Insomma, li trovate ovunque. E ora iniziano le carte di Guardiani Nascenti. Un set, ragazzi, che ne ha veramente troppe. Wishiwashi, Pokémon speciale che rimarrà sempre nel mio cuore. Con lui, ragazzi, ho partecipato al pre-release. E in questo set, troviamo una carta molto importante, che è Tapu Lele. Tapu Lele, ragazzi, che quando è uscito non costava tanto, di più. Era una carta strautile e la sua versione hyper, appena uscito, ha toccato quasi 100 euro. Mamma mia, mamma mia. Ed è ancora alta comunque. L'Icaroc che hanno fatto in tutte le salse, promo, non promo, insomma. Troviamo Sylveon che recentemente abbiamo preso anche in versione promo. Commo, Drampa che in versione full art, ragazzi, di questo set è qualcosa di strepitoso. Tartanator, Wishiwashi. Io nel pre-release, ragazzi, ho avuto culo perché ho trovato la hyper di Wishiwashi. Comunque, come potete vedere, le carte di Guardiani Nascenti hanno una lucentezza diversa rispetto a quelle di Sole e Luna. Hanno tutte queste righe, vedete?
Bello che comunque cambi da espansione a espansione. Metagross, il bellissimo Sylveon, guardate lì quanto sono belle le full art, raga, le full art sono proprio belle. Una cosa che adoro di Pokémon, che non hanno gli altri giochi di carte collezionabili, è proprio la bellezza della carta. Cioè in Pokémon sono spettacolari le carte, raga, ma sono veramente bellissime. È un gioco che comunque migliora sempre, 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 sempre. Fanno sempre più carte belle a ogni espansione. Comunque, primo mazzetto finito, non so quante sono, saranno state un centinaio? Le contate voi per me, per favore? Abbiamo un secondo mazzetto, ragazzi, che è leggermente più grande. Qui troviamo tutti i set misti, troviamo un po' di GX, full art, insomma, un mix, ragazzi. Troviamo molte carte doppie, troviamo il Decidueye, che come potete vedere, ragazzi, qua ho in versione tripla, quadrupla. Prima ne avevamo un altro, quindi ce l'ho per 5. Capite bene il disagio. Anche versione giapponese come l'ultra creatura. Sarena Virizion, che ho trovato nel calendario dell'avvento. Bellissima questa carta. Shackle, che abbiamo trovato recentemente. Lifeon GX, che hanno ristampato anche, come potete vedere, in versione promozionale. E l'effetto è praticamente lo stesso. Abbiamo Charizard GX, bellissima carta. Bella anche in versione Hyper e soprattutto molto costosa. Abbiamo Ho-Oh GX, un altro Ho-Oh GX. Queste, ragazzi, sono tutte carte che per parte mi avete regalato voi, per parte le ho collezionate io e per parte le ho prese nelle Mystery Box. Quindi andiamo avanti. Sieroar, Tartanator, Entei giapponese, Salazzle, Flareon promozionale, recentissimo. Un altro Wishiwashi giapponese, Wishiwashi in italiano e Wishiwashi coreano. Per dirvi quanto mi piace questa carta, eh. E tra l'altro, ragazzi, a breve dovrebbe arrivare anche la Mystery Box da 1200 euro. Capite che per me fare una spesa così alta è molto difficile. E quindi, ragazzi, ho aspettato un po' prima di portarvi quella da 1200. Comunque sta per arrivare, eh. Tempo che arrivo ad altri 4-5 video a 10 minuti, monetizzo bene e la compro, promesso. Non vi si può più nascondere nulla, tanto. Vaporeon, appunto, Tapu Koko, come vi ho detto prima, ristampato e ristampato. Abbiamo Ampharos, abbiamo Jolteon promozionale, Vikavolt, Golem, Marshadow, bellissimo, ragazzi, questo anche in versione giapponese, nella sua versione promozionale della Tin, Licaroc, Licaroc ancora in coreano, Lucario, di questi, ragazzi, ne ho troppi. Negrozma 1, 2, 3, 4, 5, la carta è un po' diversa, però va bene lo stesso. E poi Toxbex, ragazzi, di Toxbex mi piacciono tantissimo gli occhi, cioè guardate gli occhi che effetto che fanno, stupenda. Toxapex, Banette, io sinceramente non vedo l'ora di vedere le carte di Spada e Scudo GX come saranno. Tapulele, ne ho un altro. Espeon GX, Umbreon GX, questo, ragazzi, per 3 se non sbaglio. Zoroark, coreano. Ho un paio di coreani, ragazzi, e poi tutti Sylveon. Eccoli qua, ragazzi, incluso quello promozionale. E infine Xerneas. Anche per questo secondo mazzetto è veramente tutto. Ripeto che gli ho levato le sleeve proprio per farvi vedere la lucentezza delle carte, perché, ragazzi, con le sleeve non si possono vedere in video, che riflette tutto. Quando vi ho fatto il video del set base Jungle e Fossil, era normale che ho ottenuto le sleeve per non farle rovinare, ma queste se le tocco con mano non è che me ne importi tanto, ecco. Comunque sia, ci tengo a fare questi video dove vi faccio vedere proprio la lucentezza della carta, perché con questa telecamera, che tra l'altro c'è una messa a fuoco rapidissima e mostra tutti i colori, è veramente top e rende tantissimo. Tuttavia non finisce qui, ragazzi, perché ho un altro mazzettino. Piccolo questo? No, come il primo, normale, normale. Abbiamo Tauros per 1, 2, 3, 4. Tra l'altro questo, ragazzi, con un errore di stampa incredibile. Guardate il bordo destro com'è sottile rispetto al sinistro. Anche se la giriamo riusciamo a vedere un bordo fino 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 fino. E queste carte di solito costano qualche centesimo in più o qualche euro, dipende dalla carta. Ovviamente se avete un Charizard in prima edizione Shining del set Neo Destiny con questo errore di stampa e lo fate gradare, ecco, immaginate il costo. Un altro Tauros, Gumshoes, Gumshoes, Gumshoes. Qui, ragazzi, ho vari doppioni. Un bellissimo Silballi promozionale, un Beware promozionale, il Melmetal promozionale, Cobalion, Necrozma, Solgaleo. Qua, ragazzi, molte carte spettacolo, spettacolo, spettacolo. Il Dialga, che hanno fatto anche in versione Drago. Metagross, ecco la versione Drago. Palkia, che hanno fatto nella versione Acqua e Basta.
Commo o Noivern. Noivern. Qui ragazzi iniziano le GX alleato. A mio parere ragazzi guarda, cioè veramente guardate come la qualità della carta aumenta ogni espansione. Cioè guardate questo colore dell'acqua. Cioè io non sto scherzando raga. Boh, è impressionante come aumentano sempre sempre la qualità di queste carte. Eevee, Pikachu e Zekrom. Qua iniziano qualche full art, con Espeon full art, per tre ragazzi, non troppi. Un altro Negrozmari dell'Aurora, un Solgaleo, Metagross, Gamshus, Silvally GX, Tauros GX, Tartanator, Electrode, Celebi e Venusaur GX alleati, questa trovata nel box tra l'altro, che se vi siete persi andatelo a riprendere, Golisopod, Tartanator, il bellissimo Charizard Hyper purtroppo rovinato qui, quello messo bene ragazzi ce l'ho incorniciato di là però, Articuno GX, Greninja GX, Lapras, un altro Lapras, questa ragazzi che la volevo perché in giapponese fa questi effetti di luce così, vedete? C'ha questi cerchi così che non potevo non prenderla, cioè è stupenda, guardate che roba. Vabbè, in giapponese la qualità cambia tantissimo, eh. Comunque Machamp, Upa, Zoroark. E ora ragazzi arriviamo agli ultimi due pezzi forti, che purtroppo ho solo questi due, ma hey! Va bene così. Pikachu Zekrom GX Hyper e un Latias e Latios GX Hyper alleati. Bene ragazzi, la mia collezione di carte GX termina qui. Comunque non è una collezione malaccio, ce ne sono veramente tante, voglio dire, saranno sulle 300 carte, qualcosina in meno. Comunque vado molto soddisfatto della mia collezione, perché a mio parere non è completa al 100%, ma comunque c'è un buon 40-50%. Peccato per tutte le doppioni. Probabilmente in fiera questo sabato e domenica, per chi viene a Firenze, farò moltissimi scambi. Quindi tutte le carte che ho doppie di GX le scambierò con quelle che mi mancano. E quindi più avanti poi vi porterò un video aggiornamento e così via. Se vi fa piacere vi posso fare addirittura un video degli scambi che farò poi durante il Firenze Fantasy. Vediamo ragazzi, dipende solo da voi. Da Federic è veramente tutto. Invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale per tanti nuovi video di carte Pokémon e non solo, perché recentemente è anche iniziata la nuovissima serie di Pokémon Let's Go Eevee Extreme Randomizer, che se vi siete persi ve la lascio nelle schede. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao allenatori!